Le Bertine, chiaramente Fiamme Oro, che hanno vinto qui la gara raccontata in precedenza. In acqua 6, poi circolo remo e vela Italia, storico circolo napoletano, con Federico Ustolin, capovoga al mondiale, ricordiamo, in barca, e Leopoldo Sansone, grande atleta anche lui, che ha vinto molto, quindi anche questa è una barca interessante. Poi abbiamo delle fiamme gialle in acqua 7 con Daniele Zona e Marcello Micoli, entrambi under 23. Forestale, misto anche questo, con Gennaro Gallo e Umberto De Rosa, under 23, Umberto De Rosa che è del canottierismo, mentre per quanto riguarda la barca in precedenza, Daniele Zona, già l'abbiamo visto in precedenza, lui è del circolo canottieri Agnene. Questa è la presentazione della gara, una gara, ripeto, Enrico, adesso andremo subito a vedere la partenza, qui sarà interessante cercare di capire che c'è più equilibrio rispetto a tante gare che abbiamo visto probabilmente. Sì, anche perché c'è questo interessante equipaggio misto Italia-Saturnia di Ustolin e Sansone, che sono entrambi campioni italiani assoluti in singolo, Ustolin nel 2010 e Sansone nel 2009. Si proporranno contro Elia Luini e Lorenzo Bertini, che hanno fatto già una gara, hanno già una gara sulle spalle. Ecco la partenza. Partiti quindi, occhi alle acque centrali, con acqua 4 e acqua 5. Bene la partenza, non c'è dubbio, di Elio Luini e Lorenzo Bertini in acqua 5. Bene acque però le altre, Sansone e Ustolin, come diceva proprio in acqua 6, diceva Enrico Tonali poco fa. Grande partenza da loro, Enrico. 44 i colpi in partenza. Partiti non benissimo invece in acqua 2, ragazzi della Forestale, Marcello Miani, Leonardo e Bocconi. Bocconi che è under 23, lo ricordiamo, la bimba. Oggi diverse famiglie sono venute qui al lago di Piediluco, diciamo che qua accanto c'è anche una pista ciclabile e c'è la possibilità di far passeggiare insomma i cani, per giocare con i bambini, ci sono dei parchi. Una bella giornata di questo tipo ha attirato anche del pubblico, è gratuita l'entrata, chiunque può assistere a queste gare. Molto bene ancora nelle acque centrali, bene Luini là davanti in acqua 5, Luini e Bertini, molto bene il circolo rema e vela di Sansone Ustolin, Federico Ustolin, che stiamo seguendo già da un paio d'anni, caro Enrico, atleta molto interessante, ha fatto vedere delle cose buone anche a livello di singolo, lo ricordiamo, lui è un buon singolista, come ricordavi tu, ha vinto i titoli. Sì, un singolista tra l'altro che discende addirittura da una famiglia di azzurri, da Mario Ustolin, che è stato azzurro a Londra nel 1948 in doppio, e dal padre Maurizio Ustolin, attuale allenatore della ginnastica triestina. Ed eccolo lì, il capovoga, tanto per essere chiari, Ustolin in acqua 6, quelli che sono proprio i colori del circolo remo e vela Italia. Ricordiamo queste canotte che a livello di tanti club che hanno una storia, Enrico, Royal Club Savoia, Circolo Remo e Vela, tutti i circoli canottieri, ad esempio a Roma, no? Che hanno una storia importante. Royal Club Savoia, è chiaro che c'è una discendenza di un certo tipo. Il Circolo Remo e Vela, ad esempio, ha il marchese Mottola di Amato come presidente. Prediligono proprio questi colori, no? Hanno ripreso un po' anche il modo di presentare i colori, le maglie, con le canotte di un tempo. Sì, sì, con canotte quasi ottocentesche, esatto. Con queste fasce che si usavano nei primi anni del canottaggio. Sono a 39 colpi Ustolin e Sansone. Sono andati lì davanti. Voglio dire che loro sono anche più freschi rispetto agli altri, non avendo... Io dicevamo che è una cosa appunto importante. Luini e Bertini... E anche gli altri, Miani e Bocconi, Miani hanno, già e Bocconi fatto le gare. Hanno già una gara sulle spalle, per cui... E qui però è quello lì, l'attacco di Luini e Bertini, vediamo come andrà a finire, perché certo che se dovessero vincere anche questa gara con una gara sulle spalle, andrebbero a confermare quella che è l'impressione già avuta in precedenza, ovvero di una grandissima forma da parte del tre volte campione del mondo Elia Luini e di Lorenzo Bertini, che ora sono all'attacco proprio di Ustolin e di Leopoldo Sansone. Sansone, altro atleta straordinario. 37. Abbiamo provato spesso in barche importanti Leopoldo Sansone. 37 i colpi dell'Aniene e 36 i colpi del Ed è all'attacco, dell'Italia. L'impressione è che è all'attacco l'Aniene, proprio del circolo rema e vela,
qui li ha recuperato parecchio Enrico, avevano sì, più una barca di vantaggio i ragazzi in acqua 6, qui si trovano adesso invece attaccati loro e continua direi un tipo di colpo, una remata più fluida rispetto sì, la classica di... remata dei pesi leggeri molto no molto dico quella, lì, quella dei ragazzi in acqua 5 insomma sembra più. Vediamo se rispondono Ustolin e Sansone, una gara combattuta. Allora, siamo a 4 minuti di fatto, tra poco arriveremo, siamo ancora nella parte centrale che va finendo, tra poco arriveremo nella parte terminale della gara con l'attacco che prosegue di Luini. Vediamo se Ustolin e Sassone riescono a tenere però questa inquadratura che vi regala Venditti, direi abbastanza evidente della differenza proprio che c'è in questo momento tra le due barche. L'attacco mi sembra più deciso da parte di Luini e Bertini, un po' di difficoltà nel contrattaccare invece da parte dei ragazzi adesso inquadrati da dietro, gli altri molto in là, questi sono Boccuni e Miani del circolo canottieri di Aniene. Ci sono anche Battisti e Frattini dell'Aniene, la forestale per Miani e Boccuni. Ed ecco l'attacco Enrico, l'impressione era quella, che ce la facessero insomma a prendersi la testa della gara. Sì, sembra che Ustolin e Sansone stiano appesantendosi, mentre invece Luini, che ha già annusato il calo degli avversari, sta aumentando i colpi, molto ben seguito diciamo da Lia, da Bertini. Indubbiamente l'equipaggio del Savoia lavora, dell'Italia lavora molto sulla potenza, mentre invece l'equipaggio pesi leggeri sulla fluidità, sulla però non è finita, questa è una bellissima gara, vediamo ora cosa accadrà, vediamo se prova un contrattacco alla coppia Ustolin-Sansone, l'impressione potrebbe essere questa, vanno a dare maggior potenza, ha preso però un buon vantaggio la barca di Luini e di Lorenzo Bertini, ecco lì, vediamo se provano ad attaccare in questa parte finale, sono lì di fatto molto vicini Enrico, è un finale straordinario. Provano loro adesso a contrattaccare, vediamo se tiene Luini, l'impressione è che sia passata in vantaggio la coppiata del circolo Remo e Vela, sono la punta a punta, un bel arrivo, il più bello fin qua di questo meeting nazionale, il contrattacco di Luini che risponde in maniera poderosa, grandissima risposta di Luini, negli ultimi veramente 20-30 metri riesce a portare la punta prima degli altri, secondo posto comunque ottimo per... circolo Rimevera dell'Italia, il terzo posto in acqua 2 per Miani e Boccuni che prendono un altro podio. Complimenti a Luini e a Bertini perché quello che andavamo dicendo, però se dovessero vincere anche questa gara, dopo che sono stati soprattutto Enrico in gara poco fa, nell'altra che abbiamo raccontato, vuol dire che hanno veramente una grande, grande stato di forma. Complimenti a loro. C'è da sottolineare che ormai i canottieri sono abituati a fare un paio di percorsi anche in allenamento, per cui farli in gara e poi qui hanno avuto il vantaggio del vento a favore che sicuramente ha facilitato il loro alto numero di colpi contro il colpo invece potente dell'Italia.